Questa intervista andrebbe fatta con gli occhi rivolti verso l'alto, perché chissà, potremmo essere anche noi spettatori di un avvistamento. E sì, oggi parliamo di ufologia e lo facciamo insieme al dottor Angelo Carannante, responsabile del Centro Ufologico del Mediterraneo. Sì, sono il presidente del Centro Ufologico Mediterraneo. Siamo un gruppo di ricerca sugli UFO e facciamo indagine appunto sugli oggetti volanti non identificati. Ci giungono le segnalazioni sul nostro sito www.centrufologicomediterraneo.it. Dopodiché facciamo delle interviste, analizziamo le immagini, facciamo delle indagini e alla fine tiriamo le conclusioni. Ci sono avvistamenti, alcuni dei quali, mi diceva il 95%, spiegabili. Sì, effettivamente la casistica ufologica è una casistica molto variegata. Chiunque, mandandoci delle immagini, avendo chiaramente prima fatto delle foto o effettuato delle riprese, è convinto di aver fatto la foto della sua vita oppure fatto il video della sua vita. Però bisogna stare attenti, perché potrebbe essere un aereo preso in particolari condizioni, un volatile magari preso contro sole, oppure la lontananza, un palloncino, le famose lanterne cinesi. Per cui si riesce quasi sempre a spiegare di cosa si tratta. Però c'è un 5%, che è una grandissima quantità rapportata alle migliaia di avvistamenti che avvengono ogni anno, che sono, non possono essere spiegati. Parlavamo insomma di queste immagini riportate sul sito del centro, ma parlavamo anche di immagini che non sono state riportate per motivi che mi ha spiegato in privato. Ci sono stati degli avvistamenti di cui io le chiederei di parlare. Allora, ci sono diversi episodi di cui siamo venuti a conoscenza, chiaramente sempre tra virgolette confidenzialmente. Ci sono alcuni esponenti delle forze dell'ordine, come alcuni lavoratori di aeroporti o anche alcuni esponenti addirittura sacerdoti, ci hanno confessato delle esperienze in cui sono stati visti dei veri e propri dischi volanti. Poi ripeto, la natura non la conosciamo, però sono persone assolutamente attendibili. Ad esempio mi è stato raccontato che su un aeroporto italiano è stato visto un oggetto volante librarsi da una persona assolutamente affidabile. Ad una certa altezza, 200-300 metri sull'aeroporto, hanno tentato di intercettarlo con due caccia, purtroppo arrivati vicino 100-200 metri da questo oggetto, è letteralmente schizzato via ed è scomparso dalla vista. Capita spesso che militari che fanno delle riprese non possono parlare, perché c'è quello che si chiama il cover up, cioè è un argomento che fino ad oggi deve essere tenuto segreto. Lei parlava anche dei cerchi del grano che sono comparsi anche in Italia, però su questo sito si è dovuti in qualche modo zittire. I cerchi nel grano, di cui non si riesce a capire l'origine, in genere appaiono improvvisamente, hanno determinate caratteristiche chimico-fisiche, hanno delle radiazioni particolari al loro interno, elettromagnetiche, si sentono dei suoni quando si gira con la videocamera che non si ascoltano ad occhio nudo, sono precisissimi, molte volte hanno una simbologia. Diciamo anche questo è un fenomeno reale di cui non si comprende la portata e la natura. Per questo moltissimi studiosi in tutto il mondo stanno cercando di capirne l'origine, ma credo che siamo ancora ben lontani da capirne il significato. Anche perché lei mi parlava del cerchio del grano, quello forse più reale, che è quello di Milk Hill. Sì, Milk Hill, dove furono in Inghilterra, comparvero in una sola notte, se ricordo bene, tra i 500 e 600 cerchi assolutamente perfetti di diversa grandezza. Pioveva, il proprietario del campo il giorno prima ha assicurato che non c'era nessun disegno nei campi di grano, e in una sola notte è comparso questo cerchio ma enorme, centinaia di metri di diametro. Allora, ricordiamo ai nostri telespettatori, a tutti gli appassionati di ufologia, che possono visitare il sito, adesso lo diamo, e anche la pagina Facebook. Sì, allora noi siamo con il sito www.centrufologicomediterraneo.it e ci sono gli avvistamenti che noi indaghiamo, analizziamo,
Poi mettiamo anche delle news riguardo ai fatti ufologici che accadono giornalmente, parliamo di cerchi nel grano, parliamo anche di vari aspetti del fenomeno ufologico. Quindi abbiamo anche una pagina Facebook. Noi all'inizio ci chiamavamo Centro Ufologico di Benevento Mars Group Campano. Questa denominazione è rimasta su Facebook perché Facebook non ci consente di cambiare il nome, altrimenti dovremmo azzerare la pagina. Siccome abbiamo moltissimi appassionati che dovrebbero reiscriversi, abbiamo preferito conservare la vecchia denominazione. E abbiamo anche un canale YouTube QFON Channel, dove ci sono moltissimi video che riguardano i nostri avvistamenti. E allora, dottor Angelo Carannante, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, noi andremo avanti sempre per scoprire, cercare di dare un nostro contributo, sia pur modesto, per scoprire che origine hanno questi oggetti volanti non identificati. Attenzione, io tengo a precisare una cosa. UFO non significa velivolo alieno, UFO significa semplicemente oggetto volante non identificato. Quando viene scoperta l'origine diventa IFO, oggetto volante identificato, però da qui a dire che sono velivoli alieni non lo sappiamo ancora e non lo possiamo dire. Quindi assicuro tutti quanti, state tranquilli.